Noi abbiamo presentato più di 150 emendamenti che chiaramente toccano tutti i settori. Ne abbiamo alcuni prioritari. Prendiamo atto che questo governo nella finanziaria ha dimenticato la famiglia. Addirittura i finanziamenti a favore della famiglia diminuiscono nel 2010 rispetto al 2004 di oltre 2 miliardi e 400 milioni. Noi chiediamo che almeno questa cifra venga ripristinata, per cui abbiamo emendamenti che mirano ad aumentare gli assegni familiari. Perché gli assegni familiari? Perché soddisfano i due criteri fondamentali. Aiutano la famiglia in proporzione ai figli, cioè chi ha più figli ha più aiuti, e rispetta la progressività del reddito, quindi aiuta di più le famiglie con figli a basso reddito. Questo sarebbe un intervento dovuto. Prendiamo atto che il governo non riesce a tagliare le tasse. Aveva promesso un taglio forte dell'IRAP che non è in grado di mantenere. Noi proponiamo di utilizzare la leva fiscale in maniera virtuosa, cioè di premiare chi aumenta l'occupazione nel 2010, prendendo atto che questo è il vero tema caldo che ci aspetta il prossimo anno, quello dell'occupazione. Quindi le imprese che aumentano la base occupazionale, che riprendono dalla cassa integrazione o che trasformano contratti da tempo determinato a tempo indeterminato hanno uno sconto sull'IRA pari alla base imponibile di questi lavoratori dipendenti. Sulle forze di polizia si continua nella politica dei tagli, meno 270 milioni in questa finanziaria rispetto a quella dell'anno scorso, per cui non so come si provvederà alla sicurezza dei cittadini, ma sicuramente non facendo ricorso a maggiori risorse per le forze di polizia che continuano ad essere tagliate. Nella finanziaria del governo non c'è un solo euro sul mezzogiorno, proprio mentre il governatore della Banca d'Italia e il capo dello Stato segnalano la necessità di interventi di politica nazionale sul mezzogiorno, perché il mezzogiorno è questione nazionale. Non c'è assolutamente nulla se non la Banca del Sud, che non risolve i problemi del credito per le imprese del mezzogiorno. Abbiamo previsto un emendamento per cancellare la possibilità che i beni confiscati alla mafia ritornino nella disponibilità dei mafiosi. I beni confiscati alla mafia devono essere nella disponibilità di tante cooperative che al sud dimostrano che il mezzogiorno non è solo mafia, ma è fatto anche di giovani che questi beni li utilizzano per finalità sociali.